Ok, luce c'è, registrazione avviata, audio ci siamo. Direi che possiamo cominciare. E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech. Ragazzi, in questi giorni sono davvero felicissimo e mi sono ridotto all'ultimo per registrare questo video perché sono stato davvero indeciso tra i migliaia di pacchi che mi stanno arrivando ultimamente su quale recensire questa domenica. Uno di questi è lui. Apple Watch, terza generazione, ragazzi, fichissimo, ve ne parlerò in un altro video. Oggi andremo a parlare di un prodotto davvero interessante che mi è arrivato circa 3 giorni fa. Vi lascio immaginare, ragazzi, scusatemi se non vi ho fatto l'unboxing di tutti questi prodotti che mi sono arrivati, ma li vedrete di seguito ogni domenica sul mio canale perché arrivavano a giorni alterni e io non potevo assolutamente aspettare. Oggi, come vi dicevo, andremo a parlare di uno speaker Bluetooth, ma di una casa direi famosissima, B&O, ovvero Bang & Olufsen. Ragazzi, quindi direi di non perderci in chiacchiere e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Per questo prodotto c'è una singola parola e come avrete potuto vedere dalle immagini precedenti, ragazzi, ha una qualità costruttiva di materiali e di assemblaggio davvero superlativa. Quindi, ragazzi, direi di partire con il primo punto di questa fantastica recensione che, se vi sta piacendo, vi raccomando, lasciate un bel like qui sotto per capire fase dopo fase questo speaker come si comporta. Ok, ragazzi, direi di partire dall'applicazione e, come potete vedere, abbiamo la possibilità di settare la qualità audio e come sentire i bassi, medi e gli alti in modo da abbinarla perfettamente al tipo di musica che stiamo ascoltando. Ragazzi, io sono riuscito a creare dei miei preset e devo dire che la qualità audio è cambiata davvero tantissimo. Ne ho salvati un paio e, come potete vedere, c'è la possibilità di salvarli per nome e, ragazzi, devo dire che è davvero fantastico. Inoltre abbiamo la possibilità di scegliere dei preset già forniti nell'applicazione come Lounge Party, Podcast o Favorite, che, ragazzi, sono già graduati perfettamente e si sentono davvero bene. Inoltre abbiamo la possibilità di settare il doppio tap con varie funzioni come Alarm, Tone Touch, Last Play Sung, Voice e annullare del tutto questa applicazione. Ragazzi, dopo vi farò vedere questa funzione, ma io preferisco quella del play e pausa. All'interno della confezione, che questa volta non mi è piaciuta tantissimo perché è piena di scritte, avrei preferito qualcosa di più minimal, cosa che troviamo all'interno della confezione. Una volta aperto lo scatolo, a parte che è ricoperto da tutta una gomma piuma, ragazzi, che protegge davvero tantissimo il nostro speaker, al di sotto dello speaker abbiamo un semplicissimo cavo da USB Type-A a USB Type-C. Molto carino e funzionale per la ricarica del dispositivo in modo ultra rapido. Il tasto di accensione e spegnimento è posto al di sotto del nostro speaker in modo da rendere il tutto più omogeneo e lineare. Questo è posto sotto la scritta B&O, ovvero, ragazzi, una chicca davvero fantastica. Non si vede assolutamente. All'inizio ho trovato qualche difficoltà per accendere lo speaker, ma poi ci sono riuscito perché la mia intelligenza ogni tanto ci arriva, dato che non leggerò mai tutti i manuali di istruzione. Devo dire che è un po' rigido il tasto, ma questo significa grande durevolezza. Molto interessante la possibilità di accenderlo facendo un singolo clic senza tenerlo schiacciato e nient'altro, anche perché sarebbe stata davvero dura tenere schiacciato questo tasto davvero molto rigido per più di 2 secondi, cosa che accade per effettuare il pairing, ma accade una singola volta e non abbiamo bisogno di rifarlo. Voi adesso vi starete chiedendo sicuramente come funziona il doppio tap. Sulla griglia superiore è possibile tappare 2 volte in modo da selezionare precedentemente una di tutte quelle opzioni. Io ho selezionato il play e pausa perché è quello che utilizzo di più. E, ragazzi, devo dire che prende a tutti i tocchi, è molto intuitivo e funziona davvero bene. Inoltre abbiamo la possibilità di shakerare il nostro smartphone proprio come se stessimo shakerando un cocktail, in modo da cambiare traccia. Questo non l'ho amato tantissimo perché non prende a tutti i tocchi e, se l'abbiamo fatto 2 secondi prima e ci ha cambiato traccia, 2 secondi dopo non ce lo rifà. Questo non mi è piaciuto tantissimo. Sotto la griglia, al lato opposto dell'accetto per trasportarlo o non,
so come meglio definirlo, abbiamo un piccolissimo LED di stato. Questo è di tre differenti colori, ovvero bianco, blu e verde, e il blu sta per il pairing, il verde sta per la carica effettuata e il bianco sta per lo stato di accensione. Non so se riuscite a vederlo, in questo stato è bianco perché è acceso e connesso al mio dispositivo, in modo che se voglio ascoltare qualcosa mentre registro il video posso farlo. Scherzi a parte, ragazzi, direi di passare alla qualità audio di questo fantastico dispositivo. Inizialmente, appena cacciato dalla scatola, tutto al minimo, sono rimasto un po' deluso perché mi aspettavo qualcosina di più, ma una volta, cioè dopo un giorno che ho capito che bisognava scaricare questa applicazione, ragazzi, mi sono messo lì a settare tutti i minimi dettagli per ascoltare al meglio il genere di musica che ascolto io e ragazzi sono rimasto davvero stupito nel vedere come una semplicissima applicazione può influire su uno speaker del genere. Quindi ragazzi, vi consiglio vivamente, se avete questo speaker o qualsiasi altro speaker che ha un'applicazione dedicata, di scaricarla e di settare tutto in modo da ascoltarlo al meglio. Adesso vi lascio una piccolissima clip in modo da farvi ascoltare tutte le sottigliezze audio di questo fantastico speaker, ma ragazzi tenete conto che c'è la distorsione del mio microfono e la distorsione delle vostre casse che ragazzi distorcono il suono, ma soprattutto la distorsione di YouTube che sframmenta tutti i tipi di file. E ragazzi, ci vediamo tra poco. Sentito che bella qualità? Gli alti sono davvero pulitissimi, i bassi corposi ma non troppo in modo da non eccedere nella qualità audio. E ragazzi, questo è permesso da due speaker da 15 watt più altri due tweeter, mi sembra, ragazzi, qualcosa di mastodontico. E ragazzi, spero che vi sia piaciuto e vi lascio il link ovviamente qui sotto in descrizione. Arrivati a questo punto, ragazzi, non posso fare altro che salutarvi. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina e ragazzi, a me questo speaker è piaciuto davvero tantissimo. Se è piaciuto anche a voi vi lascio il link qui sotto in descrizione. Io l'avrei preferito di altre colorazioni, magari quello marrone, vi lascio l'immagine qui da qualche parte, ma ragazzi purtroppo non era disponibile. Durante Black Friday l'offerta che ho colto io era disponibile solo in questo colore champagne e nero. Per non ricadere sempre nel caso del nero, io sono follemente innamorato del nero e quindi porto tantissimi accessori neri per dare un po' di colore al mio canale YouTube, ho scelto questa colorazione. Ragazzi, arrivati a questo punto, io vi vorrei salutare, ma devo dirvi un'ultima piccolissima cosa, ovvero che sto cercando di creare una vera e propria compilation di speaker Bluetooth da portarvi qui sul mio canale, in modo da magari fine anno o soprattutto anno prossimo vi porterò un video confronto tra tutti questi speaker, riportandovi alle vecchie recensioni. In pratica, ragazzi, ho un'idea in mente che magari attuerò. Ragazzi, arrivati a questo punto, io non faccio altro che salutarvi. Noi ci vediamo domenica prossima. Nel frattempo mi arriva un messaggio, sempre qui sul mio canale YouTube.